La terra, il fuoco, i campanacci, le pelli, i volti anneriti è il carnevale tradizionale della Sardegna, che prende il via il 16 di gennaio alla vigilia di Sant'Antonio. Riti propiziatori ancestrali che si perdono nella notte dei tempi per una buona annata agraria. Per le vie di Siniscola ieri sera, Sorco e Monti Arvu, su Guardiano, Sostintinnato, su Vuoi Santugliaco e Sapartoria hanno ripetuto il rito che ha coinvolto tutta la comunità. Sì, un momento clou che dà inizio a una serie di attività legate proprio ai riti ancestrali del Carnevale in Sardegna, ed è sicuramente un momento anche di grande impulso da parte del mondo delle associazioni culturali che si attivano anche impegnandosi in prima persona nella ricerca sul campo, ma non soltanto, coinvolgendo le comunità in tutti quelli che sono appunto questi riti tradizionali, identitari, che hanno radici profonde. Nel pomeriggio Sassoziu, Orco e Monti Arvu ha presentato il cortometraggio del regista Antoni Conzu per raccontare il simbolismo dei riti agrari fertilistici che ogni anno nelle comunità del Mediterraneo si tenevano in epoca precristiana. La rappresentazione della guerra continua tra l'uomo e la natura nel ciclo senza fine della vita.